sì, la bonifica va di pari passo con lo sviluppo economico, centralità delle imprese e centralità però delle famiglie, perché spesso alle nostre latitudini le piccole e medie imprese sono soprattutto microimprese a carattere familiare, entro le quali si svolge, oltre che il percorso professionale e lavorativo, si svolge il percorso di una famiglia, quindi il padre che lascia ai figli e ai nipoti un percorso importante di carattere economico. La bonifica interagisce per forza e impatta sul territorio e impatta sul sistema economico che esso rappresenta. Quindi dalla bonifica sicuramente la possibilità di sviluppare, progettare, programmare, ma soprattutto traghettare un territorio così difficile, ma che sono certo potrà essere modello vincente di sviluppo. Riguarda proprio la valorizzazione economica e sociale del territorio, del nostro territorio, visto proprio come opportunità di sviluppo, quindi ricadute economiche e sociali sul territorio, quindi valorizzazione di quello che è tutto il territorio crotonese. Beh, certo, sicuramente questa è la funzione dell'incontro, è quello proprio di far emergere quelle che sono le attività di recupero delle aree contaminate, quindi da aree vista la bonifica non solo come soluzione al problema di recupero delle attività dei siti contaminati, ma anche come attività di sviluppo economico e sociale del nostro territorio.